Che ha seminato il grano nella terra. La vita nascosta della terra che ha accolto quel grano. Il duro lavoro della mietitura. La durezza del torchio che deve macinare i chicchi. La felicità del fornaio che si ritrova tra le mani la bianca farina, il sale, l'acqua, il lievito che fa fermentare la pasta. E poi il calore. Il calore del fuoco che cuoce e manda nell'aria quel profumo di pane fresco che ti inebria la mente ed il cuore. Anche a chiudere bottega pur di non fare concorrenza diretta con il Padre Eterno. Maestà, alcune donne del popolo mi hanno appena riferito di aver incontrato dei magi venuti dall'Oriente che affermano di aver visto sorgere una stella e sono convinti che proprio qui a Betlemme di Giudea sia nato da poco il Messia, il nuovo re dei Giudei. Ora ci si mettono anche i saggi. Tutta la loro saggezza non è bastata a fargli capire che qui c'è un unico re di Israele. E quel re sono io. Questo è un popolo che ha fame di giustizia e di verità. Cercano un pane di vendetta contro di me e contro l'impero di Roma. Bene, farò mangiare loro un pane di lacrime e di sangue.